Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Oggi vi spiego come inserire questa cartella del mondo TNT su Minecraft. Da quello che avete notato è che ho fatto un test, un benchmark su Minecraft con la shaders e questo è il risultato. Con una 1060 super facevo solo 80 fps, con una shaders ultra e niente, mi è crashato tutto Minecraft. E quindi niente, adesso tolgo un attimo queste cartelle per fare un po' di pulizia. Nei commenti in primo piano vi ho lasciato questo pacchetto, perché in descrizione non posso lasciarlo. Dovete estrarre questo pacchetto. All'interno di questo pacchetto poi uscirà la cartella. Io adesso devo estrarre di nuovo questo pacchetto, perché visto che ho usato già il mondo, per ripristinarlo devo sempre fare così, estrarre sempre il pacchetto, e mi uscirà così una bella cartella nuova. E ora andiamo su, fate tasto Windows più R, su esegui, e fate %app data per cento, vabbè, la cartella per Minecraft. Andiamo su Minecraft, andiamo su save, dove stanno tutti i nostri mondi. Ci metto un attimo che prendo la cartella. Ok, eccola qua, la metto nella cartella di Minecraft in save e avviamo Minecraft. Entriamo nel nostro mondo TNT, quindi poi potete fare quello che volete. Mi raccomando, la crede di un botto, ce ne sono più di 1 milione di TNT là dentro. Ecco il nostro mondo. Ho velocizzato un po' il video per farvi vedere un po' l'altezza, quanto è grande questo mondo. Un attimo che poi ci mettiamo all'opera. Guardate un po' quanto è lungo, guardate un po'. Cioè non finisce più. Poi ho scavato sotto, ho premuto F3 per vedere un po' l'altezza e guardate un po'. E niente, ragazzi, se vi è stato utilissimo questo video, vi consiglio di lasciare un like, di iscrivervi al canale. Mi raccomando, divertitevi con questo mondo di NFT, tutto nei commenti, il pacchetto per scaricarlo. E questo invece è il mondo senza shaders, 300 fps. Guardate un po', siamo usciti da 300 a 0 fps in un attimo e sto esplodendo. Secondo me anche la scheda video si sta surriscaldando di un botto. Eh già, ho dovuto anche velocizzare il video per farvi vedere. No, sono crashato di nuovo.